Rocchetta Sant'Antonio è un felice borgo della Daunia, armonico insieme di case dell'Alta Puglia. Ai piedi del borgo il fiume Ofanto. Si fa bello con le sue acque pure e limpide, dove sguazzano anche le lontre, uno dei simboli dello stile di vita salubre e tutt'altro che frenetico di Rocchetta Sant'Antonio. Scopriamola insieme in viaggio con Christian. Siamo alla confluenza tra la Basilicata, la Campania e la Puglia. Si abbracciano i monti della Daunia, l'Irpinia. La capitanata è lì e quella è Rocchetta Sant'Antonio, uno dei borghi bandiera arancione del touring in provincia di Foggia, un'eccellenza della Puglia. Lo andiamo a scoprire però. Gli abitanti di Rocchetta Sant'Antonio come si chiamano? Come vi chiamate? Se volessimo dirli, identificarli in maniera elegante, diremmo rocchettani. Invece in dialetto si identificano come rucquatana. Rocchettani e non rocchettari, però voi no, avete un po' la musica nel sangue, no? Assolutamente sì, assolutamente sì, ma come tutti i dialetti è musicalità. I dialetti sono espressioni musicali tradotte in sillabe, in vocali, in consonanti, in parole, in pratica. Tieni conto che c'è stato un tempo in cui Rocchetta era provincia di Avellino, fino al 1938 Rocchetta era provincia di Avellino e gli abitanti di Rocchetta venivano identificati come rocchesi, rucchis. Questo era il vecchio termine per identificare. In questo momento siamo rucquatani. Dall'agosto di quest'anno abbiamo installato all'interno di questa splendida piazzetta, all'interno dell'orologio, che è largo orologio appunto, il Freezer Book, che è inserito all'interno sia del Book Crossing, che è un circuito di scambio di libri a livello internazionale, che lascia un libro, prendi un libro, che invece ha risonanza nazionale. Questo soprattutto per commemorare la compianta Maria Teresa di Lascia, che nel 1995 ci ha onorati con la vittoria del premio Strega. Benvenuti a Rocchetta Sant'Antonio, perla della Daunia, uno dei borghi bandiera arancione del Touring Club in provincia di Foggia, nell'Alta Puglia. Una delle fontane con acqua dal sapore dolciastro, dagli effetti benefici. Un centro storico che adesso andremo a scoprire, che ci viene raccontato dalle persone che lo vivono con tanto amore, questo territorio, che è caratterizzato da contrasti. Contrasti tra edifici medievali, palazzi rinascimentali, sobrietà ed eleganza. La fondazione normanna nella parte più alta dell'abitato e quella medievale invece delle vie che conducono al castello. Questo è un castello molto particolare perché è un castello rinascimentale voluto da Francesco Di Giorgio Martini e da quelli che sono i recenti studi probabilmente non è un castello di difesa ma un prototipo, è come se fosse un modellino realizzato qui per poi studiarne gli effetti rispetto anche all'utilizzo della bombarda, perché stiamo parlando in un periodo storico dove c'è l'avvento della polvere da sparo e quindi questa forma ogivale e quindi questa ogiva che nel caso in cui si colpisce la torre con una bombarda appunto schiva da un lato e poi la coesione ad arco delle pietre non fa altro che creare un maggiore forza e quindi evitare una breccia all'interno della torre. Quindi non è mai stato utilizzato come castello di difesa, ma proprio come prototipo, ossia far delle prove per poi esportare questa idea progettuale altrove. E Francesco Di Giorgio Martini lo fa poi a Monte Sant'Angelo, lo fa a Carovigno e poi ovviamente nel centro nord d'Italia. È bellissimo vederlo soprattutto perché questa prua di nave immersa nel panorama che da un lato è Irpino, dall'altro lato è già Lucano e in terra di Puglia non fa altro che creare una sorta di punto di coesione di tre regioni, tre culture, tre dialetti e soprattutto anche tre modi di pensare e di vivere. Qui è stato girato anche il film Ultima fermata del compianto regista Giambattista Santi sulla tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta. Ed è proprio in questa piazza che gli attori Claudia Cardinale, Sergio Assisi hanno appunto reso Rocchetta, ha regalato a Rocchetta la magia del cinema. Rocchetta Sant'Antonio è un paese che ha una sua storia.
e soprattutto ha una bellezza da scoprire. È ricca di fede, è ricca di cultura, ma è ricca anche del senso di una tradizione, quello di essere una famiglia. L'invito che faccio a tutti è quello di visitare la nostra chiesa matrice, tutte le chiese che sono qui a Rocchetta Sant'Antonio, per conoscere quella storia. Qui invece ci troviamo davanti al Palazzo del Seggio, che era la parte civica, cioè il potere temporale, mentre di fronte troviamo la chiesa matrice, che è un po' il simbolo della nostra fede, oltre che il contenitore culturale del nostro paese, che poi però rappresenta il clero e quindi anche la parte spirituale del paese. E nella parte civica, agli angoli e quindi in queste colonne, vi erano dei simboli, delle palle che non facevano altro che essere un simbolo apotropaico per allontanare il male, per allontanare anche, secondo le credenze, il malocchio, piuttosto dei riti negativi verso la città. Francesco De Sanctis, Amleto vagabondo tra le voci del pensiero, ospite della famiglia Castelli nel gennaio 1875. Qui riposò il suo spirito stanco, qui rivide la sua Luisa, madre felice di robusta ed allegra prole. Di qui mosse lieto alla conquista del collegio, ben augurando a questa terra col grido «Viva! Bravo Rocchetta!». Rocchetta Sant'Antonio è stata definita la poetica da Francesco De Sanctis, che appunto per cui ha soggiornato, essendo appunto innamorato di una ragazza del borgo. Il dialetto rocchetano si distingue. Ha una sua caratterizzazione. Questo è un fatto importantissimo che a mio avviso deriva dall'essere un paese di confine, quindi Rocchetta come paese al confine tra Basilicata, Puglia e Campania, che nel corso degli anni acquisisce questo proprio modo di parlare, che non è pugliese ma non è manco napoletano, se vogliamo intendere come Campania, Napoli, e non è nemmeno potentino, se vogliamo tenere conto dell'altra regione confinante. Venire a Rocchetta per visitarla, secondo me, dovrebbe essere un piacere di tutti, la ricerca di un piacere di tutti, poiché oltre a queste particolarità che sono sotto gli occhi di tanti, insomma, si possono vedere, si possono documentare facilmente, l'unicum del castello per esempio, ma Rocchetta ha una serie di altre piccole caratterizzazioni, di altre piccole cose, di altre piccole storielle. Il quadro doppio all'interno della chiesa matrice, per esempio, abbiamo scoperto ultimamente, studi fatti da esperti nell'ultimo periodo scoprono come Rocchetta fosse un centro relativamente importante, tenendo conto dei numeri e dell'economia che girava intorno a un paese come il nostro. Allora, questo museo nasce da un'iniziativa dell'Associazione Liberamente in collaborazione con la parrocchia per dare nuovamente lustro alle opere custodite qui nella nostra chiesa matrice, che da tempo comunque non venivano esposte al pubblico. Abbiamo realizzato questo spazio appunto per dare lustro alle opere, quali quelle del Nicola Antonio Brodaglio, di cui abbiamo una collezione con crocifisso e ceomo, e un Gesù morto che è attualmente ancora custodito nella chiesa matrice. A ciò si aggiungono ostensorio e reliquiario della collezione di Monsignor D'Amato. A ciò ancora possiamo girarci qui nelle teche, diciamo, alle nostre spalle abbiamo sempre una collezione di calici e pissidi, tra cui anche un copripisside, comunque tutto risalente circa in epoca 1700. C'è una produzione, diciamo, importante, di alta qualità, soprattutto di prodotti caseari. Abbiamo inoltre numerosi taralifici e forni dove è possibile appunto acquistare e degustare le prelibatezze del nostro territorio.
Ci troviamo sul campanile della chiesa matrice di Rocchetta Sant'Antonio e qui noi realizziamo una visita guidata che si chiama meno 1 più 30, ossia la visita alle cripte della chiesa per poi salire fin su al campanile e dare la possibilità al visitatore di guardare il panorama che si ammira tra le campane di questa torre campanaria. Rocchetta tra i suoi miti, diciamo tra i miti che Rocchetta conserva e narra continuamente, spicca quello della Murge del Diavolo. La Murge del Diavolo sostanzialmente è una conformazione rocciosa di una pietra arenaria sulla quale si basano molte costruzioni del posto. La particolarità però di questa è che diciamo sulla rupe del nostro centro storico essa è sita e riporta al suo interno una serie di tre scanalature come fossero dei denti di scavatore, no? Cosa che però in epoca diciamo non era possibile, cioè chiaramente non esistendoci allora quella tecnologia. Ciò ha voluto che si costruisse intorno a questo scenario una leggenda in cui il diavolo in fuga diciamo da San Michele si nascose all'interno praticamente di questa rupe e quando San Michele lo trovò per tirarlo fuori dalla coda, il diavolo si aggrappò a questa roccia lasciandoci all'interno questi tre incavi che ad oggi noi comunque conserviamo. Un regalo ricevuto da Francesco De Santis a Rocchetta è proprio la stazione ferroviaria, chiamata anche la Bologna del Sud per la sua importanza. Ben tre tratte che collegano Adriatico e Tirreno, ma soprattutto anche collegano tre regioni, perché attraverso questa stazione ci passa la Foggia Potenza, ma anche due tratte che nascono e muoiono a Rocchetta, la Rocchetta Gioia del Colle e la Rocchetta Avellino. Due tratte che adesso troveranno una sorta di nuova primavera attraverso i treni turistici. Ed ecco perché la necessità poi del dialetto, della conoscenza del dialetto, perché attraverso il dialetto si trasmettono meglio tutta una serie di situazioni e di fatti per chi è interessato naturalmente a conoscere da dove siamo partiti per essere qua. Questo è uno dei tanti libri che fanno parte del patrimonio librario della nostra chiesa. Qui ci sono i vespri, ci sono tutti i cori ed era posizionata al centro di questo coro ligneo e i vari prelati facevano parte del capitolo, cantavano le lodi sia i vespri mattutini ma anche poi quelli vespertini. E come vediamo anche le note, il pentagramma fanno parte di un'epoca totalmente diversa dalla nostra e stiamo parlando di un'opera che è della fine del 500 inizio 600. Secondo un aneddoto, San Martino era presente qui a Rocchetta mentre Cimafonte realizzava gli altari e le balaustre. A un certo punto si innamora di quest'opera di Nicola Antonio Brudaglio in legno e la realizza in marmo a Napoli, creando il capolavoro del Cristo velato. Se vedete le linee, le immagini, anche il volto del Cristo, posizionandoci sopra un lenzuolo, vedrete in quest'opera un po' la bozza di quello che poi ha realizzato a Napoli. Rocchetta Sant'Antonio è, mi ha visto crescere tra queste strade, dalla quale ho imparato ad apprezzarne i valori, poiché in essa contenuti vi sono oltremodo grandi ricchezze storiche, architettoniche e anche culturali, poiché tra queste strade comunque un tempo risiedevano le tradizioni che venivano tramandate di generazione in generazione e che io ho avuto il piacere di conoscere tramite diverse conversazioni avute con i residenti del luogo. Cosa rappresenta per te Rocchetta e cosa potrebbe rappresentare per un turista? Beh, è il posto in cui sono cresciuto, quindi essendo che il posto dove credo che qualunque posto dove ognuno cresce sia il posto migliore, quindi per me è il posto migliore del mondo è Rocchetta, perché ci sono cresciuto, c'ho la mia infanzia, c'ho i miei genitori, i miei nonni e qualsiasi cosa bella che mi è successa bene o male riguarda questo paese. Poi per un turista venire a Rocchetta diciamo che è molto faticoso, non solo per la strada ma anche nell'abituarsi, nel senso che il dialetto, le persone non sono proprio le stesse che si trovano ovunque, soprattutto se uno viene dal nord, sono persone molto più calorose, molto più accoglienti, molto più diciamo anche familiari, cioè
ci sono varie situazioni nella quale la gente si ritrova a mangiare in casa di altrui senza che neanche li conosce, quindi per questo è bello Rocchetta anche. Rocchetta per un turista può rappresentare una piccola fuga dalla realtà quotidiana ed anche un modo di riscoprirsi e di riscoprire la propria intimità. Che bello il vento, che bella l'aria della Daunia e della Capitanata, e da qui si gode di uno splendido panorama. Non di rado capita di incontrare il lupo appenninico e di degustare prodotti tipici come il formaggio podolico, il caciocavallo per intenderci, o il silano per esempio. Rocchetta Sant'Antonio è natura, arte e cultura, paesaggi mozzafiato e atmosfera avvolgente, dove la storia resta intatta ma si rinnova l'emozione per scoprire questo luogo ricco di candore.